Parafrasando l'incontro di Benedetto XVI, Pietro viene da Donato, oggi Andrea è venuto da Donato. È la prima volta che un patriarca ecumenico varca la soglia della nostra chiesa cattedrale. Mi ha chiesto prima di andare via di rimanere uniti nella preghiera. Mi ha garantito la sua preghiera, mi ha chiesto con molta semplicità e umiltà se anche noi preghiamo per il patriarcato di Costantinopoli. Lo faremo in unità, che sia un segno che resta di questa visita, che è tutto fuorché formale, organizzata all'ultimo minuto, ma quando c'è la consonanza degli intenti si riesce a realizzare anche grandi cose. È una giornata davvero storica, perché il patriarca ecumenico di Costantinopoli è una figura di grandissimo significato spirituale, culturale e direi anche di rilevanza politica alla fine. Come si dice in gergo, è il Papa d'Oriente, no? Quindi è una persona straordinaria, di spiritualità profonda, impegnato fortemente nei temi di rondine, quindi il tema della pace, del dialogo, dell'unità e anche un forte impegno sui temi della pace con l'ambiente. Da quasi 25 anni il suo ministero infaticabile per i mari, per i monti, in tutto il mondo, è davvero un apostolo della pace. Per noi rappresenta di quelle personalità che devono essere indicate ai giovani per risvegliare la speranza.